Antonio, dai! Ciao Massimo. Eccoci. Ciao Antonio. Allora, siamo pronti. Adesso ci... Intanto sto rispondendo a chi ci ospita adesso. E allora, lo faccio subito. Questo è il bello di questo racconto. Ve lo lasciamo esattamente per come lo giriamo. Allora, direzione missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Andiamo in quella storica, quella di via Archirafi. Vi racconterò come vivranno questo periodo di festività natalizie, e ci faremo raccontare di cosa hanno bisogno, sicché poi noi magari possiamo dare una mano a, a realizzare quello di cui hanno bisogno. Venite con noi. Se, secondo me, se si facesse oggi un video dall'alto, una foto dall'alto, secondo me si vede una buca. si vede una buca. Guarda che strade che ci sono. Guarda qua, terripizzate, piene di buche. L'acqua ha fatto parecchi danni, però. Siamo in direzione via Archirafi, che è la sede storica, la prima sede della missione Speranza e Carità creata da, da Biagio Conte, e in questa strada che ci porta dalle parti appunto di via Archirafi è stata realizzata la, la parte più ampia della missione Speranza e Carità, che è praticamente dietro queste mura di cinta. Come vedete, i palermitani conoscono molto bene, e questo è, da questo cancello c'è l'ingresso principale, ve lo faccio vedere, della, della seconda parte della, della missione, dove vengono ospitate più di 500 persone al giorno tra italiani ed extracomunitari. Quotidianamente la gente viene qui a chiedere una mano d'aiuto, a trovare un pasto caldo e un po' di ristoro. Eccoci qui, da questa parte qui arriviamo a una parte, tra virgolette, periferica di Palermo. Non so se Antonio, non so se riesce a far vedere da qui, si vede, si intravede dietro al semaforo, è la croce che la sera si illumina e che racconta che lì c'è la missione di Biagio, di Biagio Conte, la missione Speranza e Carità, che più che lungeva, Biagio ha iniziato che portava un po' di ristoro alla stazione centrale, a, a coloro che dormivano sotto i portici della stazione centrale. Adesso ve la raccontiamo un po' questa storia. Siamo quasi arrivati, ci sono due ingressi della missione, uno è qua da questa parte qui e l'altra è quella storica di via Archirafi. Noi proviamo ad entrare da questa. Sono trovato bene, mi hanno rispettato, quello che hanno potuto dare hanno dato a tutti. C'è Don Briga, è troppo bravo, anche Puro Biagio, per noi ha fatto molto in questa qua a Palermo.
lui lavora dalla mattina fino alla sera e non sta mai in piedi, con tutto che è malato. Senti, ma fammi capire, no? Tu stavi bene, avevi un lavoro, no? Poi tutto assieme. Prima mi ha morto la moglie, a 36 anni. E poi mi ha morto il figlio più grande, si chiamava Gregorio Cignazzo. Poi mi ha morto Giuseppe e mi ha morto mentre era qua in questa missione. Tu sei arrivata alla missione perché? Perché non hai trovato più lavoro? Perché è andata male? Che è successo? Mi sono ammalato. Di cosa? Di cuore. Sono tutto spaccato io. Ciao, come stai? Bene. Salvatore Orlando mi chiamo. Salvatore, da quanto tempo sei qua? Da circa 5 mesi. 5 mesi, poco quindi. Però poco ma buone. Pochi ma... Tu di dove sei? Io prima ero qua a Palermo, poi 8 anni a Trapani. Ok. Poi sono rimasto senza genitori, senza madre, senza padre. La mia vita stava andando a pezzi e sono ritornato qua. Mi hanno accolto con amore e felicità qua. Ma tu come hai saputo di questa missione? Come sei arrivato qua? Perché lo so, la conoscevo già da prima. E cosa fai? Di cosa ti occupi qua? Aiutante cuoco in cucina. Aiutante cuoco? In cucina, sì. Come cucini bene? No, io non cucino, aiutante. Ah, aiutante cuoco. Tanto. E qual è la cosa più buona che fate qui? Qual è? Minestrone. Il minestrone. Questa è la missione. La missione Speranza di Biagio Conte. È un piccolo polmone di Palermo che, come vi raccontavo mentre arrivavo qui con Antonio, dà ogni giorno un pasto caldo, un po' di ristoro e tutto il resto. E qua c'è Riccardo, che è uno dei tanti missionari. Riccardo, ciao. Ciao. Benvenuti qua in missione. È un piacere vedervi. E dimmi tu. Dimmi tu. Io intanto ho conosciuto Giuseppe. Poi, vabbè, insomma, la storia, di storie del genere ce ne sono chissà quante. Beh sì, qua ormai in missione siamo intorno in questo momento a 550. Quanti? 550. Quindi ogni giorno 550 persone hanno bisogno di un pasto e di assistenza. Sì, sì, diciamo che anzi rispetto a quando non c'era il Covid siamo molti di meno, siamo stati anche oltre 1000 prima che ci fosse il Covid, poi a causa delle limitazioni siamo... di meno, però diciamo che in questo momento abbiamo qualche numero in più perché siamo stati ancora fino a poco tempo fa un 400, adesso ci sono stati nuovi ingressi, anche perché purtroppo le richieste sono abbastanza numerose. Sotto Natale poi le richieste diventano sempre molto ma molto più numerose. Ma vabbè, sotto Natale, sotto vari momenti, insomma, diciamo il periodo di crisi perdura e soprattutto quello che succede in questo periodo è che molte famiglie si sfasciano. Quindi sfasciandosi sicuramente chi è la parte più debole finisce in strada e quindi dalle varie istituzioni, quindi parlo degli ospedali, dai carceri, da tante parti, dai comuni, chiamano perché persone insomma sono in difficoltà e quindi in questo momento c'è proprio un incremento anche di patologie mentali. Molte persone che entrano in difficoltà, sia italiani che stranieri, hanno malattie mentali o anche depressione, insomma comunque c'è tutto un momento di grande sconforto e di mancanza di speranza, quindi c'è questo aumento proprio delle difficoltà psicologiche. Allora adesso Riccardo ci porta un po' in giro in missione, facciamo un giro non lunghissimo, insomma il giusto per poter raccontare. Questa è la sede storica, quella da dove tutto è partito. Sì, questa è la sede che nasce nel 1993 e nasce anche questa da un digiuno di Fratello Biagio che non si è arreso ai no delle istituzioni, della società, si è messo in digiuno e poi... Questo era un deposito delle Ferrovie dello Stato, se non ricordo male. Questo era un deposito, in particolare un disinfettatore comunale. Un disinfettatore comunale, però in realtà questo era vandalizzato e lasciato per tanti anni, 30-40 anni. Quindi in realtà qui, quando la missione entra con Fratello Biagio, che ha questa autorizzazione, è tutto macerie. Andiamolo a vedere. E qui c'è il lavoro dei tanti missionari, dei tanti ragazzi che vengono ospitati, perché nessuno viene ospitato tra virgolette, mettiamola così, gratuitamente. Ognuno deve dare qualcosa, cioè ognuno deve lavorare per poter rimanere. Ma diciamo che è importante darsi da fare, quindi a tranne chi proprio non è in condizioni, perché succede pure che ci sono persone che non hanno la possibilità, diciamo, di
come dire, di dare una mano, quindi sì. Ci sono anche persone che hanno patologie mentali, però diciamo in generale sia fratello Martino che padre Pino cercano di far sì che ogni persona sia nei laboratori, in cucina e da tante altre parti, perché la cosa importante è riprendere la propria vita in mano. Ok. Ciao. Tu dormi nei cartoni perché li trovi più comodi. Dormi nei cartoni perché li trovi più comodi. Sì, che caldo. Tu dai materassi? Sì, ciao il materasso. Sì, sì. E tu fai il parcheggiatore? Sì, sì. Quanti anni è che sei qua? Io ho già 4 anni qua. 4 anni. Ma la tua famiglia? È morta tutta. Sei rimasto solo? No. Natale, come puoi passare qua? Si senti Natale? Come puoi aspettare Natale? Sì, sta arrivando o no? Natale. No, qua per passare qua. Non vede nessuno, non c'è nessuno più qua. Io sono solo, famiglia tutta morta, 15 morti, ne morirò 15. La solitudine è brutta. Io ho campato solo, però aiutato qua, la missione. Che fai la missione giornata? Super, ora. Ti fanno stare bene qui, no? Sì, sto bene ora. Dormo, mangio, faccio doccia, pulire. Sì, sì. Tu stai aspettando il Natale, no? Aspettando. Sì. Quanti anni hai tu? Io ho 65. 65. Sei giovane ancora. Sì, ancora. Ancora da Sperucchi. Ancora da Sperucchi. Sì. Che bello che sei. Me lo dici il tuo nome? Il tuo nome? Giuseppe, come il patriarca, come il papà di Gesù. Giuseppe, Genovese Giuseppe. Giuseppe, riposati, dai, che ti abbiamo disturbato abbastanza. E lui un altro posto, perché già sai. Quanto anni sei qua, Giuseppe? Ma, scusa, per capirlo io. Cioè, lui cosa aspetta la tessera per cosa? Io aspetto soltanto che. Come c'è mia moglie anche ricoverata? Giustamente mia figlia non è che può combattere con me e con mia moglie. Solo questo. Le storie che state sentendo sono storie che, sì, che noi che siamo qui con Antonio facciamo fatica. Però spero che vi arrivi. Il fatto che ognuno di loro ha raccontato di un dramma familiare. Questo racconta quanto sia importante la famiglia, il centro nevralgico della vita di ognuno di noi. Chi ha una famiglia solida, forte, ce la può fare. Non che per chi è qui non ce la fa, per l'amor di Dio. Però la famiglia è importante, no Giuseppe? La famiglia è importante. La famiglia è importante, sì. Io ho 3 figli e mia moglie è all'ospedale. Ma hai 3 figli? E perché non ti vengono a trovare? No, per venire a trovare mia figlia. Sì. Uno lavora, gli altri dicono, gli altri, una se n'è andata per conto suo, mia figlia diciamo viene a trovare sempre a me, questo è il problema, solo questo. Qua però non ti senti solo, no. Cioè, il bello della carità, della missione è questa, il bello della missione è questa. Ciao, qual è il tuo nome? Pino. Giuseppe, Pino, eccoci. Questo è il bello della missione. Francesco su al locale. Ciao Francesco. Avevi il bar tu? Lavoravo in un bar. Ah, lavoravi in un bar. E poi che è successo? Niente, è morta mia moglie nel 2006. Io mi sono dato all'alcol. E mi è venuta una cirrosi epatica. E diciamo che ho sballato un po' di cervello. E mia figlia mi ha portato qua.
Perché tua figlia non ti ha tenuto con sé? Perché io ho dato legnate, ho buttato fuori, ho combinato un macello, ho combinato un casino. E mi hanno portato qua. Ma possiamo trovare un modo perché possa tu riconciliarti con tua figlia? Già, non ci sono problemi, già ci stanno pensando i miei fratelli, anche mia figlia stessa, che mi ha abbandonato. Detto, per adesso stai qua, quando ti riprendi poi vieni a casa. Tu come stai ora? Ma in confronto a prima sei bene. Ma lo hai capito che hai sbagliato, che non si alzano le mani a nessuno, soprattutto le donne e tutto il resto? L'ho capito. Però il tuo dolore nasce tutto dal fatto che comunque tu hai perso la tua signora. Sì, quello sì. Poi mi sono dato all'alcol, giustamente, perché non avevo, diciamo, come sfogarmi. E è successo questo. E qui che fai tutto il giorno? Niente, niente. Stiamo in giro isolando. Siamo a letto, oggi non troviamo, se si fa un po' di postinare la facciamo, quando mi chiamano a disposizione, non sono problemi. Se ti offrissero un lavoro tu lo prenderesti? Certo. Bisogna... Tu sei, eri un banconista, no? Certo, io lavoravo al bar da giovane, da circa quando ho finito la quinta elementare, quindi sarebbe 40 anni che faccio il banconista io. E ho sempre lavorato. Poi, ripeto, è morta mia moglie e io mi sono lasciato andare con l'alcol. E mi vedo la cielo sepatica. Come ti chiami? Io Francesco Alicata. Francesco, no, solo il nome. Francesco. Beh, Francesco è il nome di San Francesco, qua dovresti essere, no? Eh sì, mi aiutano, onestamente mi aiutano. Padre Pino, fratello Biagio, pure mi vuole bene, pure quando viene mi abbraccia, mi bacia. Non ti preoccupare, di qua, di là, insomma, andiamo avanti. La cosa incredibile è che questi sorridono, hai capito? Cioè, capito Ricca? Cioè uno viene qua e loro ti sorridono. Ciao, grazie! L'hai capito? Loro ti sorridono, è una cosa incredibile. Dove andare, scuse? Questo c'è al rifugio, questo è la missione. Io lo dico con grande onestà. Se mi trovassi nelle condizioni in cui sono loro, sarei triste. Cioè, già sono a volte triste per cazzate, figuriamoci per cose del genere. Io invece vedo che loro mi sorridono, capito? Loro sorridevano a me. Ma loro facevano spesso i nomi di Padre Pino, Fratello Biagio, Fratello Martino. Il fatto che si sentono comunque amati è importante, è fondamentale. Quindi al di là di tutte le cose che tu puoi offrire, è importante l'accoglienza umana. E quindi quello che cercano loro di fare ogni giorno. Ma non è facile perché subito vengono senza documento. Noi non chiediamo documento, subito accogliamo. Non guardiamo che... chi ce l'hai o non ce l'hai documento. Ora non puoi entrare in nessuna parte senza documento. Invece la missione coglie, non guardiamo che chi sei, dove sei, mandiamo futuro a campagna. Tu perché sei qua? Io ero rimasto solo, io non posso andare a vivere con mio fratello, con mia sorella per farmi campare. Quindi finendo il lavoro, grazie a Palla Fornero, che a 60 anni c'era la pensione, mancavano 8 mesi e andavo in pensione. E arriva questa persona e toglie la pensione a 65 anni e 7 mesi. Allora a 65 anni e 7 mesi io ho perso il lavoro perché la Spagna, il Portogallo e la Grecia ci facevano concorrenza al mio lavoro, mandarini e limone. E quindi il mio datore di lavoro dopo 40 anni ha dovuto chiudere. Io ero rimasto solo e senza soldi, che dovevo fare? Fortuna che c'era Biagio Conte e sono venuto qua. Se non era per Biagio Conte, io sarei dentro una fognatura. Ciao a tutti. Ah, qua siamo al calduccio, meno male, va. Come stai? Come ti chiami tu? Io mi chiamo Leonardo. Leonardo, non hai l'accento siciliano, di dove sei? Io sono dell'altro mondo, siamo tutti dell'altro mondo, siamo di passaggio. Sono pugliese. Pugliese? Bella la Puglia, eh. Conosci la Puglia? È poca, ma la conosco. E vieni a visitare la Puglia. Bene. C'è un amico nostro che non sta bene, purtroppo. Cosa ha lui? Ma ora lui sta badando fratello. Tumore. E pochi giorni lascia pure a noi e tutta la missione.
che lui è falegname. Sì, sì. E di Marocco. Falegname, buono, buono falegname. Stato qua tanto nella missione. Michele pure. Michele. Pure qua tanti anni. Ciao, quanti anni sei? Michele, da quanti anni sei qua, Michele? Da quanti anni? 2001. 20 anni precisi precisi. Vissuto tanto tanto la missione qua. Lavorando, non lavorare, il fegato non c'è più. Me l'ho venduto il fegato. Sì. Purtroppo. Medicinale. Prendo medicinale, stiamo giorno lui e notte io ci faccio. Pazienza, ci dobbiamo aiutare uno con l'altro. Beh, qui siete tutta una famiglia, questo è, no? Cioè, il fatto che tutti raccontano che hanno perso un caro, un familiare, lasciati con le mogli o coi figli, poi vengono qua e trovano una famiglia, no? Quello è. È Gesù che ha abbandonato, però il carisma del fondatore e di accogliere Gesù, come 2000 anni fa non c'era posto, però San Biagio ha voluto che Gesù sia qui. Come ti chiami? Paolo. Paolo? Sì. Come stai, Paolo? Te lo posso chiedere? Sì. Male. Male? Eh. Ho fatto una domanda scema allora, Paolo. Da quanto tempo sei qui, Paolo? Da qui a Palermo oppure nella, nella missione? Nella missione. Quasi 4 anni. 4 anni. Come stai qui? Ti fanno stare bene, no? Certo, bene. Detto. Mangio, dormo. Perciò. Tu da dove arrivi? Da quale paese? Sì. Mauritius. Da quanto tempo sei a Palermo, non alla missione? 32. E cosa facevi? Lavoravi? Facevo, sì, certo che lavoravo. Io ci lavoravo da un ristorante alla bucceria che si chiama Trattoria Siapina. Facevo prima cameriere e poi cuoco. E poi purtroppo sei diventato non vedente, mi dico. Per il fatto che ho diabete. Okay. E come passi le giornate? Ascoltando la radio, la musica, mangio e dormo. E basta? Sì. Non riesci a fare più nulla? No. E tu di dove sei tu? Io sono palermitano. Palermitano, quale zona? Io, le mie origini sono di una zona centrale e poi sono andato a vivere in zona periferica, ecco, mettiamola così. Tipo, si chiama Villaggio Santa Rosalia, lo conosci? Esatto, sì. Quindi conosci pure il siciliano? Dopo 34 anni, a voglia. Dopo 32 anni. Senti, ma è la tua famiglia? Sono lì, genitori morti. Ma tu non hai figli, sei sposato? Schietto sono. Schietto? Qui però non la percepisci la solitudine, perché sei sempre in compagnia, c'è Martino. No, già io se sto da solo pure mi sento meglio. Lo sai come si dice? Meglio soli che me la compagnia. Meglio solo, ma bravo. Fantastico, fantastico. Senti, ti posso augurare buon Natale, te lo faccio in anteprima. Grazie. Grazie a te. Posso sapere quanti anni hai? Io? Secondo te, dalla mia voce, quanti anni mi daresti? 43 anni. 5 in più. Ah, 48. Sono vecchiotto. No, si chiama... Ancora picciottia tu sei. Ancora picciottia tu sono. Senti... E lui chi è? Allora, lì c'è Martino, poi c'è il nostro Riccardo Rossi e lì c'è Antonio che fa... Che sta facendo un po' di... Senti, ma prima di salutarti ti volevo dire... Dimmi. Tu mi hai detto uno che si chiama... Antonio. Antonio è lì. Antonio quello che lavora nella... No, è il nostro videomaker. Ah, sì. Senti, allora auguri. Grazie pure a te, in famiglia, a tutti i tuoi amici. Attenzione. Ma sai che cosa? C'è un odore di pulito qua dentro pazzesco. Bravo. Sì.
Ah. È tutto profumato. Sì, c'è mio amico che pulisce un po' e io di mattina facciamo di pulizia in bagno. Ciao! Ciao, ci vediamo! Alla missione sono le 7, le 19 e tu adesso dove vai? Qua in portineria a lasciare del pranzo per... Il pranzo prevede un pasto caldo, la frutta e il panino. Sì. E cosa c'è sotto l'alluminio? Minestrone. Minestrone. Raccontiamo che il minestrone ve lo preparate voi perché gli ortaggi li fate coltiviamo voi. Noi, sì. Voi coltivate campagna. In campagna le patate. Sì. Prego, vai, grazie, buon lavoro. Andiamo. Le patate, le crote. Sì, broccoli, tutto quello che vengono persone che staccare Palermo, giovani mandiamo tutti tramite chi non malato. Proprio, chi non malato posso lavorare. Non è lavorare, vero, lo portate non è vero nei campi. Che non c'è lavoro, c'è lavoro. Questo è il refettorio? Qua, il refettorio sedono 60 persone qua, che pieno sera di più, verno, state di meno. Questo, ora facciamo vedere a... C'è un odore pazzesco, eh? Wow, che bontà. Ciao. Allora, stasera si va di minestrone. Ah, che buono. C'è un odore incredibile, eh? Vieni, vieni. Io non volevo disturbare, chiedo scusa, eh. Qui si prepara tutto per coloro che vivono qua, perché poi c'è, nell'altro quello, nell'altra missione c'è un'altra cucina, praticamente. Tu spieghi ora a lui, fratello, sì. Come è arrivato qua. Ok. Tua raccontaci la tua qua. Storia, raccontami la tua storia. No, la mia storia è stata niente, vengo di un passato un po' burrascoso. Niente, mi sono ritrovato un pochettino a disagio, sono uscito un po', da un problema un po' dal carcere, okay. Ho perso famiglia, ho perso tutto. Verso la famiglia perché verso la famiglia per papà e mamma sono andati via per problemi salutari. Mi sono ritrovato quando sono uscito senza nulla. Ho chiesto aiuto alla missione, mi hanno accolto con le braccia aperte, mi hanno dato la cucina avanti. E tu sapevi cucinare? Sì, io da 20 anni, da 25 anni. Ho lavorato in Inghilterra come cuoco e niente, ora mi ritrovo qua. Da quanti anni sei qua? No, da poco, due mesi. Due mesi. Carcere ne hai fatto tanto? Cinque anni. Cinque anni addirittura. Dove? Qui a Palermo? No, a Trapani. Sono trapanese io. Adesso hai messo a posto il tuo passato con la legge, no? Un percorso, sto facendo un percorso, speriamo che... Dipende solo da te. Dico, sì, da te. Con l'aiuto di questi fratelli. Guardate qua. No, non è che sia. Ho fatto piatti migliori. ho fatto piatti migliori. Stasera. Stasera quanto cala chili quanto, di pasta quanti chili di pasta buttate giù? Dai 5-6 kg. Anche di più. E vengono di più seconda volta? Sì, anche tre volte mi fanno i complimenti. Quindi fanno il bis. Fanno anche il tris. E lui è l'aiuto cuoco. Lui è il mio braccio destro. Lui è simpaticissimo. Lui è il mio braccio destro. Lui ha la faccia bellissima. Com'è lui come capo? Ti fa arrabbiare? No, non sono un capo. Non sono un capo. Lo chef. No, neanche chef. C'è una collaborazione reciproca. C'è una collaborazione reciproca. Non c'è né capo né niente. Rispettiamoci. No, siamo. Ognuno fa le sue cose. Non c'è capo né capo né. Non abbiamo capo. Senti, quello che rimane non si butta via nulla. Niente. Va via tutto. A Natale cosa ti piacerebbe ricevere? Ma un futuro migliore. Hai capito? Cioè, una di quelle risposte che ti spiazzano, ti lasciano così. Il futuro. E che, cioè, ecco, il futuro, ma cosa in particolare? Cosa ti piacerebbe fare? A me mi piacerebbe... Tu sei giovane, no? 50 anni. Cioè. Beh, hai capito? Hai tutto il tempo. Mi piacerebbe incontrare una ragazza seria, perché ne ho avute non zero. Eri un Latin lover? Lo so.
Ma si vede che sei stato discolo. I denti piano piano si possono sistemare. I denti si possono sistemare. Per ora sono qua e... Dormi anche qui, no? Dormo qua e mi vogliono bene e... Sono qua. Ti canto. Non mi lamento, sono contento. E basta. Il futuro. A Natale mi ricordi il tuo nome? Fabrizio. A Natale Fabrizio vorrebbe trovare sotto l'albero il futuro, hai capito? Mentre qua noi andiamo dietro agli orologi e ai telefoni degli ultima generazione, Fabrizio vuole trovare il futuro. Il futuro. E tu che ti cosa vorresti ricevere a Natale? Quello che c'ho, ma basta. Quello che c'ho, sono contento, ma basta. Ho tutto. Non avendo famiglia, la mia famiglia sono loro. Sono a posto, ma basta. Adesso voi dovete sapere che noi abbiamo l'assaggiatore ufficiale della missione Speranza, si chiama Angelo, che adesso assaggerà la zucchina di Tagliavia, perché è coltivata sempre dalla missione. Sì. Angelo, allora, qui abbiamo lo chef che ha cucinato, mi raccomando. Se c'è qualche... No, devi essere sincero, eh. Sì. Allora. Tipo Masterchef, quel programma che fanno sulla cucina, presente, sì, quelle robe là. Allora, se manca per dire qualche pizzico di sale... Lo devi dire. Io lo dico. Perfetto. Allora, signore e signori, dalle cucine... della missione Speranza e Carità di Biagio Conte, il nostro Angelo, l'assaggiatore ufficiale, assaggerà la zucchina di Tagliavia, prego Antonio, vediamola nel particolare, cucinata da Fabrizio. Giusto Fabrizio, sei pronto? Sì, sono pronto. Allora, prego maestro. Grazie. Allora, intanto notare con che stile, notate lo stile con cui il nostro Angelo ha preso la zucchina. Assaggio. Angelo, prenditi il tempo che serve, va bene? Degusta per bene. Non influenziamo il giurato, per favore. Allora, io dico la sincerità. La zucchina è cotta. La zucchina di sale, siamo perfetti. Il gusto è meraviglioso. Non perché qua davanti il fratello, però devo dire che cucina bene. Applauso, applauso. Hai visto? Abbiamo la zucchina gialla di Tagliavia. Allora, noi qui viviamo soprattutto di provvidenza, però l'altra cosa importante, come diceva prima fratello Martino, che ci sono tante missioni dove si coltiva. Alla fine di tutto quello che noi mangiamo, un 40% viene proprio dal lavoro dei fratelli per i fratelli, perché le missioni che abbiamo a Villa Florio è agricola, poi tutta una serie di altre missioni che abbiamo nelle province di Palermo e da altre parti. Ognuno ha una peculiarità, quindi c'è chi coltiva il grano a Tagliavia, chi gli ortaggi, chi le olive, quindi noi abbiamo poi alla fine, possiamo dire, circa un 40% che coltiviamo proprio noi e mangiamo.